può commentare il concetto di diventare un buddista? Allora, noi che siamo cresciuti in un mondo non buddista e che siamo diventati buddisti, spesso non è una cosa che abbiamo percepito come una conversione. Questo è nel mio caso. Sì, ho avuto un'educazione in Inghilterra la mia famiglia era ufficialmente anglicani, ma non veramente praticanti, e non ho avuto una vera formazione religiosa. C'era a scuola, quando ero più piccolo, c'erano lezioni di religione, erano soltanto sulla storia della Bibbia e mi sembravano così lontane, e non si capiva che pertinenza aveva alla mia vita. E mi ricordo quando ero molto piccolo. Per un periodo andavo per la scuola della chiesa, la domenica. E mi ricordo, la cosa che mi ricordo di più, quando mia madre ha detto che non c'era più bisogno di andare, senso di sollievo. Non mi ricordo perché esattamente. Forse bastava andare a scuola 5 giorni la settimana e andare anche la domenica. E io ho scoperto il buddismo quando studiavo ingegneria all'università e ero interessato nella pratica meditativa perché sembrava una cosa pratica che poteva provare da me stesso e vedere i risultati. Sentivo il bisogno di essere meno distratto e più concentrato per completare lo studio e allo stesso tempo mi rendo conto che ero alla ricerca di qualcosa. A quell'età, 20 anni, mi venivano naturalmente queste domande: che senso ha la vita? Cosa faccio con la mia vita? Avevo un senso del tempo limitato e che la scelta che avrei fatto sarebbe forse mi avrebbe messo su un binario che sarebbe poi difficile cambiare. E volevo cercare qualcosa da fare che mi convinceva, che sentivo utile per me stesso e per altri, e non soltanto perché c'è bisogno di guadagnare per vivere, c'è bisogno di ottenere un reddito in qualche modo. E poi ho conosciuto dei monaci buddisti, sono stato ad una celebrazione buddista, la prima volta che avevo mai visto monaci buddisti, era il Vesak, che si celebra a maggio, luna piena di maggio, che ricorda la nascita, il risveglio e la morte del Buddha. Questo era nel 1978. Sono così anziano adesso. E mi ha colpito molto la presenza dei monaci, il senso del sangha, della comunità, non soltanto un monaco specifico. E poi cominciando a leggere,
Tutto sembrava molto ragionevole e non mi chiedeva di credere ciecamente in qualcosa, perché la dogma cristiana, come veniva presentata, trovavo difficile ad accettare o credere, avendo avuto un'educazione scientifica, mentre il buddismo mi dava un senso di un insieme di indicazioni, di strumenti, mezzi abili, riflessioni e la possibilità di usare le proprie facoltà per venire a comprendere in modo diretto. Infatti mi ricordo nei primi tempi, nella meditazione, mi sembrava a darmi una chiave che potevo usare per aprirmi alla realtà, così com'è, oltre concetti, teorie, opinioni, dogmi, era una cosa, un modo molto diretto. E poi, infatti, il messaggio principale del Buddha è un invito al risveglio. Il Buddha scoraggiava credenza cieca, neanche nelle sue parole stesse, ma un invito di riflettere, di osservare, di notare cosa porta il bene, cosa porta il male e cosa è in sintonia con quello che hanno sempre insegnato i saggi. Però non ricordo un momento quando improvvisamente ho pensato sono buddista. Era più, scoprivo che ero buddista. Era solo quando poi ero al monastero mi è venuto cosciente. Ah sì, adesso sono buddista. Non era un tipo di decisione. E mo è molto spesso le persone che incontro occidentali che si sono avvicinati al buddismo hanno avuto un'esperienza simile. E raramente si sente parlato della conversione. Molte persone si sentono il bisogno in qualche modo di rendere cosciente il loro impegno in questa pratica e di poter abbandonare quello che è stato imposto da quando erano piccoli, da genitori e dalla cultura. E quindi c'è la possibilità di prendere formalmente i tre rifugi, Buddha, Dhamma, Sangha, i cinque precetti, o linee guida morali. E questo è il modo formale di impegnarsi nella pratica buddista e di poter considerarsi buddista. Però non c'è nessuna pressione da nessuno. Questo dovrebbe venire da dentro. Altre persone
non sentono il bisogno di definirsi in questo modo e a volte dicono, ma io sono cattolico e vivo in questa cultura cattolica, non sento il bisogno di cambiare religione, ma comunque sento molto utile le letture che ho fatto, lo studio, la pratica di meditazione, mi sento in sintonia con questo. E quindi è una questione molto individuale. Poi ci sono persone che hanno forse avuto un'esperienza piuttosto amara con la Chiesa cattolica e vogliono staccarsi definitivamente e fanno una procedura di debattitizzazione. È difficile dire questa parola, ma capite cosa intendo. Perché quando erano piccoli, pochi mesi, è stato fatto un rito e sono battezzati. E sono ancora, anche se non hanno più interesse in questa religione, si sentono completamente buddisti e sono ancora nel registro della Chiesa Cattolica. E quindi è una questione molto individuale. E comunque, per uno che vuole seguire questo cammino, quello che il Buddha ha definito il cammino di mezzo, che evita l'estremo di indulgenza, piacere da una parte, indulgenza in dolore dall'altra parte, che può portare alla calma, alla conoscenza diretta, alla liberazione dalla sofferenza. Può essere veramente utile rendere formale, rendere pienamente cosciente questo impegno, come un sostegno, non per portare un'etichetta, andare in giro, io sono buddista. Ma infatti conosco diversi praticanti italiani che cercano di non dire che sono buddisti, perché molte persone hanno percezioni un po' distorte, idee strane sul buddismo, cosa sia il buddismo, e quindi finiscono di essere presi in giro. Ma questo prendere rifugio nel Buddha Dhammasanga e determinare a vivere secondo i cinque precetti può essere veramente un grande aiuto nel seguire questa via, perché ci sono molte pressioni, tentazioni, ci sono molte possibili distrazioni. E può essere un po' andare controcorrente e quindi come strumenti che possono essere di aiuto e c'è molto da apprezzare. E a volte qualcuno mi chiede se può formalmente, in un rito molto semplice, fare la richiesta di prendere rifugio in Buddha Dhammasanga e poi i cinque precetti morali.
questi tre rifugi o tre gioielli, Buddha, Dhamma, Sangha. Il Buddha c'è la figura storica che è vissuta in India 26 secoli fa, che si era pienamente risvegliato grazie ai suoi sforzi, non avendo nessuno che poteva indicare la via. E poi si è risvegliato alla realtà così com'è, alla natura delle cose, al Dhamma. Quindi questo è il secondo rifugio, nel senso ordinario, è l'insegnamento del Buddha, il suo messaggio, e la via di mezzo, la pratica e anche la realizzazione stessa, che è possibile per chiunque realizzare, dedicandosi a questa pratica. Comprendendo il Dhamma, la natura delle cose, vuol dire di non essere più ingannati dalle apparenze, di non avere più illusioni sul mondo e di essere liberi, di essere in pace con le cose come sono. E il Sangha, il terzo rifugio. C'è un livello, ad un livello è Arya Sangha, che è la comunità dei nobili. E questo riferisce alle persone che hanno applicato il messaggio del Buddha e hanno raggiunto qualche livello di risveglio. E questi possono essere monaci, monache, laici, laiche. E poi c'è il Sangha convenzionale, la comunità monastica, che è stato fondato sotto la guida del Buddha stesso, che ha fatto sì che questo messaggio poteva continuare di essere conosciuto nel mondo, di essere praticato, trasmesso, realizzato. E così nel corso della storia, in molti secoli, il buddismo arriva a varie parti del mondo, perfino qui in Italia adesso. E anche ad un altro livello, a un livello più interiore, sono queste quelle qualità dentro di noi, che sono nobili. La nostra aspirazione, il nostro impegno a vivere in modo più abile, in modo che non crea sofferenza. Non sono, quando prendiamo rifugio nel Buddha Dhamma Sangha, non si trattano veramente di cose al di fuori di noi. Come possiamo prendere rifugio in una persona che ha vissuto 26 secoli fa in India, mentre la coscienza risvegliata, la consapevolezza, quello che conosce e abbiamo sempre con noi? E questo è il luogo sicuro dove possiamo avere una prospettiva sulle cose come sono. E quando si comprende veramente questo, la pratica continua con stabilità e è possibile imparare da tutte le situazioni. Il Dhamma e la comprensione delle cose così come sono, invece di essere attaccati
alle nostre percezioni personali, alle nostre opinioni, ai nostri punti di vista. E quello in noi, quando siamo consapevoli e ci apriamo, guardiamo, osserviamo, possiamo conoscere la realtà così com'è. È tutto impermanente, è tutto soggetto al cambiamento. Non c'è niente che possiamo conoscere che è veramente stabile o sostanziale. Non c'è niente in tutto questo che possiamo veramente avere sotto controllo nel senso assoluto. Quindi è tutto impersonale. E questa conoscenza diretta, approfondita, libera il cuore di non essere più identificati con le condizioni mortali del corpo e della mente. Poi il Sangha, anche nei primi tempi del Buddha, anche i praticanti laici prendevano rifugio nel Buddha Dhammasangha, quindi non significa soltanto la comunità monastica, ma come dicevo prima, quello dentro di noi che aspira a questa nobiltà del cuore, la bontà del cuore. Se noi vogliamo fare il nostro meglio, se siamo attratti alla bontà, cos'è se non la bontà stessa? E così prendiamo rifugio in questo, invece di prendere rifugio nelle espressioni di egocentrismo, la brama, l'avversione, la confusione. Quindi questo è un grande sostegno nell'affrontare le varie sfide della vita. Non si tratta solo di un sedersi immobile con gli occhi chiusi e praticare una tecnica meditativa, è molto, molto più di questo. I cinque precetti morali, per il Buddha, la definizione di un essere umano è qualcuno che rispetta i cinque precetti, altrimenti si può avere un corpo di un essere umano, ma di essere più un animale. Perché abbiamo gli stessi istinti, e infatti fisicamente non c'è molta, non c'è una grande differenza. Forse non piace pensare così, ma certamente abbiamo meno pelo di solito, ma altrimenti non c'è molta differenza tra una scimmia e un essere umano. E questi sono espressi non come comandamenti, ma invece come addestramenti. Non aspettiamo di iniziare già perfetti, dobbiamo iniziare da dove siamo. E rendendoci conto che non siamo ancora completamente illuminati e siamo ancora sotto l'influenza di quelli che sono chiamati le tre radici del male, o i tre fuochi mentali, di avidità, avversione, illusione, è importante avere un freno di poter fermarsi. Quando uno o l'altro di questi fuochi possono accendere, prende sopravvento. Il primo precetto è prendo l'addestramento di non uccidere altri esseri viventi e quindi prendere in considerazione le altre forme di vita, hanno anche loro il diritto di esistere.
non siamo noi per decidere se possono vivere o no. E quindi cerchiamo di essere sensibili, di avere attenzione e di, quanto possibile, evitare intenzionalmente uccidere anche animaletti. Come diceva il nostro maestro Ajahn Chah, che viveva nella parte più povera della Thailandia, dove la maggior parte della gente doveva fare un'attività agricola di allevamento di animali per sopravvivenza. Era difficile non uccidere almeno animali. E quando Ajahn Chah veniva chiesto, ha detto: ma è già un buon inizio di almeno non uccidere altri esseri umani. E da questa base potete vedere più avanti cosa è possibile. Forse ci sono altri mestieri possibili, altri modi di gestire la vita, di evitare a dover per forza uccidere anche animali. In Occidente siamo piuttosto fortunati e non siamo costretti a mangiare qualsiasi cosa che riusciamo a cacciare. E abbiamo molte scelte e non è difficile neanche fare una vita basata sul vegetarianismo o veganismo adesso, con la grande scelta che abbiamo. E poi il secondo precetto è prendo l'addestramento di non rubare, di non appropriarmi di cose che appartengono ad altri. E, ovviamente ci sono le forme più grossolane della trasgressione di questi precetti che potrebbe farsi finire in carcere, no? Ma ci sono forse anche altri modi che sono non necessariamente illegali, ma sono forse cose che si prende per scontato, non so, dove si lavora, tutti prendono delle penne o delle carte, non è veramente il nostro diritto di avere, ma diventiamo ancora più sensibili a questo. C'è un senso di scrupolo interiore che si sviluppa e questo ci dona più serenità interiore e aiuta di avere più stima di se stessi. Il terzo, prendo l'addestramento di evitare il comportamento sessuale scorretto, che vuol dire abuso, infedeltà nel caso di matrimonio, di vita di coppia, e di non sfruttamento per motivi egocentrici. Non è come per il monaco, castità totale, ma di avere considerazione e quando sono adulti, liberi, c'è il consenso e questo è normale nella vita laica. Quindi si tratta di evitare andare con persone che sono troppo giovani o sono già in rapporto di amore o di forzarsi su qualcuno. Poi il quarto
prendo l'addestramento di evitare parole non vere, parole nocive che possono essere disoneste oppure provocare conflitti, disarmonia. E il quinto è prendo l'addestramento di evitare bevande che possono alterare la coscienza. Quindi in quei tempi riferiva principalmente agli alcolici, perché sotto l'influenza di questa si fa perdere la chiarezza mentale, rotonda la mente, fa diminuire la consapevolezza, che è la cosa che più si apprezza quando si intraprende questa via meditativa. E poi sotto l'influenza di queste è più facile trascurare gli altri precetti. Gli scrupoli vengono dimenticati. Ma poi adesso ci sono diverse altre droghe che sono illegali, marijuana, eroina, cocaina, eccetera, che alterano la coscienza e in un modo o l'altro fanno diminuire la chiarezza e creano anche dipendenze. E nella meditazione si sta lavorando con la coscienza ordinaria, non una coscienza elevata o modificata in qualche modo. Si sta lavorando con le cose più ordinarie e nel qui ed ora le cose come sono. E quindi questi cinque precetti sono una protezione nostra dalle conseguenze sgradevoli di certi modi di agire, di parlare, e offriamo una protezione per le altre persone dai nostri comportamenti o parole nocive. Possiamo anche considerarli come il nostro contributo per la pace nel mondo, mettere segni di pace. E sono anche strumenti per integrare consapevolezza nella vita quotidiana. L'aspetto importante è cruciale l'intenzionalità. E così sviluppiamo questa maggiore consapevolezza delle proprie intenzioni. Poi alla fine non è tanto importante se si vuole usare l'etichetta buddista o no. La cosa importante è in qualsiasi modo mettere in pratica queste indicazioni che possono essere di grande beneficio con qualsiasi tipo di credenza metafisica si può avere. Poi ci sono anche persone che sono cattolici o cristiani convinti, ma anche praticano meditazione buddista. È molto diffusa adesso, ci sono stati parecchi
preti, monaci che hanno fatto esperienza in monasteri buddisti in Giappone, ma anche in Thailandia. C'era madre superiore di un convento in Inghilterra, ha passato 2 mesi del ritiro invernale nel nostro monastero in Inghilterra. Anche in Italia ci sono diverse figure cristiane che hanno integrato meditazione, che hanno imparato dai buddisti nel loro approccio alla spiritualità. Vado ogni anno in Sardegna e diverse persone che vengono ai miei ritiri hanno iniziato a praticare meditazione sotto la guida di penso un gesuita, Padre Pires, si chiamava, che è vissuto fino a insegnava ancora a novantenne e venivano da lui moltissime persone. Mi ricordo anche quasi 35 anni fa, quando vivevo in Svizzera, ero invitato a Heidelberg e mi ricordo abbiamo fatto diversi incontri e un incontro era nel torre della chiesa, c'è una bella sala e c'erano dei tappetini e cuscini, zafu come questi, perché il prete lì aveva imparato meditazione zen che l'insegnava. Adesso in questi tempi non è una cosa rara per niente. Mara rappresenta la morte. Cosa intende il Buddha quando tocca la terra ed esclama: "Ti riconosco, Mara"? Ma il Mara e c'è questa figura nella storia del Buddha che rappresentano le tentazioni, il desiderio. In verità questi tre veleni mentali. Non so se avete visto il film Piccolo Buddha. Ci sono quelle storie della vita del Buddha. C'è una parte quando è seduto sotto l'albero della Bodhi, ci sono questi eserciti che lanciano frecce. Sono queste tentazioni che cercano di farsi reagire e la morte è quel che succede quando ci si attacca a questi desideri, tentazioni, quando si cade nella trappola perché poi ci si afferra qualcosa che è destinato a finire e quindi porta alla morte o alla sofferenza, alla disperazione. E quando al momento di risveglio il Buddha tocca la terra e dice: ti riconosco, ma ti conosco, Mara. Lui conosce queste forze, queste tendenze. E quello che conosce è libero, non li afferra più, non è più ingannato, non gioca più con queste cose, quindi non possono più raggiungerlo. La consapevolezza risvegliata e la saggezza che viene da questo, questa è la protezione.
Quindi non è che deve distruggere Mara, ma di conoscere. Perde, quando Mara viene riconosciuto, perde tutte le sue forze. È sempre un po' simile alla storia di Gesù, quando vede il diavolo e dice: vai indietro. E non combatte con il diavolo, non cerca di mandarlo via, e dice: stai lì, non hai più da fare con me. È come mettere una distanza, di non essere più, di non dare più realtà a questa cosa. E quindi è nella conoscenza, nella saggezza, che c'è questa liberazione dalle cause principali della sofferenza. Il Dhamma può essere inteso, tra le altre cose, anche come Dio, o meglio, la volontà di Dio. Non saprei. La volontà di Dio. Ma c'è un, diciamo, contemplativi cristiani, mistici cristiani, la loro comprensione di Dio non è tanto un essere supremo che ha creato il mondo, in qualche modo interferisce ancora in questo modo, e invece è quello che non è soggetto al cambiamento. O quello che non è condizionato. Infatti io ho sentito, ho letto di un monaco benedettino, l'abate di un monastero in Inghilterra, più di 30 anni fa, in una conferenza. Lui diceva proprio questo. E quando aveva letto quello che aveva detto il Buddha, che c'è il non nato, il non creato, il non formato, il non originato, altrimenti non ci sarebbe la possibilità di liberarsi da quello che è nato, creato, formato, originato. E lui ha detto: c'è una convergenza di comprensione con i contemplativi cristiani, perché questi sono soltanto parole, concetti che puntano a qualcosa, sono come segnali. La parola Dio non è Dio, e quindi queste parole puntano a qualcosa che va oltre i concetti. E quindi, in un senso, in questo senso, il Buddha parlava dell'Amata Dhamma, il Dhamma immortale, alla realtà delle cose come sono. La realtà suprema. E quindi possono indicare la stessa cosa. Il Buddha stava molto attento a non creare una dogma metafisica, perché diventa solo un oggetto di culto, una credenza cieca.
lui si occupava di indicare la via, in modo chiunque può venire alla realizzazione diretta personale, va oltre i concetti che sono per forza limitati e dualistici. E quando si pensa delle religioni maggiori, in generale, hanno una base molto simile. C'è il rispetto per altre forme di vita e di non fare agli altri quello che non si vorrebbe che sia fatto a te. C'è il senso di una base etica, di vivere in modo onesto, di rispettare le altre forme di vita, cambiare in qualche dettaglio. Nel buddismo questo si estende anche alla vita di animali. E poi anche i mezzi sono simili. C'è lo sviluppo di pazienza, di cuore gentile, cuore aperto, la pazienza e anche questi mezzi di contemplazione, di stare fermi. Calmare la mente discorsiva per contemplare questa esperienza di essere coscienti. A volte usiamo le parole in modi diversi. Ad esempio, è diffuso nel buddismo, almeno in Occidente, perché questa è una parola italiana o viene dall'inglese, meditazione. Nel mondo cristiano questo spesso viene inteso come leggere un brano del Vangelo e riflettere su, pensare su. Mentre per noi intendiamo più di calmare l'attività abitudinaria della mente e di stare presenti nel momento e testimoniare le cose come sono. E noi tendiamo di usare contemplare quando usiamo il pensiero direzionale. Ad esempio, possiamo contemplare i tre gioielli, come dicevo, Buddha, Dhamma, Sangha. Possiamo contemplare il nostro impegno ad una vita morale. Possiamo pensare per diversi anni ho fatto il mio meglio di non uccidere altri esseri viventi e di non rubare e così via. E questo porta serenità e gioia nel cuore, anche se non si era sempre all'altezza, si è fatto degli errori, quando si sbaglia in qualche modo si rende cosciente. Si nota quali sono le conseguenze in modo diretto, qui ed ora, quel senso di dispiacere, vergogna, il timore per le conseguenze future. E poi si ristabilisce le buone intenzioni.
si lascia andare il passato, perché non possiamo cambiare il passato, ma possiamo imparare la lezione e quindi di essere più motivati e di fare il nostro meglio. E poi cerchiamo di vivere non pensando solo di noi stessi, ma all'apertura del cuore, di prendere in considerazione gli altri, di poter aiutare, essere generosi, collaborare quando si presenta l'occasione. E anche questo porta serenità e gioia nel cuore, un senso di connessione. Il nostro senso del sé più in rapporto agli altri. E anche se hanno queste basi simili, lo scopo finale è descritto in modi diversi. Usiamo concetti diversi, perché, come dicevo, i concetti non possono contenere la realtà ultima, possono solo indicare a qualcosa che è oltre queste convenzioni mondane, questi dualismi che possiamo conoscere solo direttamente dalla pratica stessa, da questa intelligenza intuitiva che possiamo sviluppare. E così quando incontriamo il nostro carissimo amico Benedettino, il priore dell'Abbazia di Farfa, che è poco distante da qui, ci conosciamo da 25 anni e sentiamo veramente in sintonia. Quello che abbiamo in comune sembra molto più grande, molto più importante della differenza, perché queste parole che usiamo sono soltanto convenzioni e non sono per attaccarsi ciecamente. Questo non magari porta un grado di senso di sicurezza. Però poi quando si incontra qualcuno che vive altre convenzioni, se si va in crisi o bisogna cercare di convincerli sui nostri, no, quello che crediamo noi. E noi possiamo incontrarci e sentire, stare bene insieme perché io sono stabile in questa pratica e ho una fede salda e lui ha una fede salda e non sentiamo minacciati in qualche modo dalle differenze. E quindi ho un'amicizia autentica molto, molto bella. È stato qui anche qualche giorno fa. E noi ogni tanto andiamo a trovare. Ok, questa è l'ultima domanda scritta.